Siamo andati a Marmora, in Valmaira, per trascorrere una giornata in alpeggio. Lì, a 2100 metri, ogni anno, da Savigliano, la famiglia Colombero si trasferisce con la propria mandria. È la loro casa per tutto il periodo estivo fino alla demonticazione. Giulio Colombero, malgaro da una vita sulle montagne, insieme alla moglie Giovanna e alla figlia Roberta, producono formaggi d'alpeggio e offrono ospitalità rurale a giovani e famiglie che scelgono di passare a trovarli o fermarsi per qualche giorno. Giulio, 70 anni in alpeggio da quanti anni? Siamo da sempre. Da bambino mi hanno portato su a 28 giorni un mese. Tu mi dicevi che prima eravate da bambino eravate in un'altra vallata. No, prima da bambino eravamo in questa vallata, su questo alpeggio, dove ci sono quelle piccole baite lì nel pianoro. Poi dopo nel 65, al 72 siamo andati in Vallestura, nel Vallone Orgial, verso il Colle della Lombarda. Poi nel 72 fino al 90 siamo andati a Isola 2000 in Francia. E poi sono ritornato su questo alpeggio. Una famiglia che ha speso, cioè tu, tua moglie e adesso tua figlia, no? Che ha già diverse anni, abbiamo visto anche le foto che da piccolissima aveva... diciamo, queste son passioni. Voi la vostra stagione normalmente inizia quando? Sì, verso intorno... diciamo a fine giugno. Qua l'alpeggio noi, essendo a 2100 metri, ritardiamo un pochettino a venire su. Poi, sinceramente, io sono molto legato alla natura, per cui non voglio mai anticipare quando vengo su. Mi guardo attorno, mi guardo anche l'erba, come dire, che sia sufficiente per gli animali. Voi, insomma, anche abbiamo visto i tori che ci sono nella stalla, voi dal punto di vista genetico avviene tutto qui, sostanzialmente. Diciamo, ho sempre cercato di lavorare sulla genetica. L'unica grande soddisfazione che mi sono preso nella mia vita è quello di oggigiorno avere una mandria in cui non mi danno più problemi sui parti, di riuscire ad avere una struttura di vacche molto, diciamo, molto grandi, e per cui questo mi dà un lavoro anche molto più facile. Abbiamo continuato a mungere queste vacche nonostante che la razza piemontese è andata verso la carne dal 1972, che diamo il latte a Fattoria Osella, e poi in estate ai turista c'è stato un ritorno a questi prodotti naturali alla vendita, ci ha dato una grande soddisfazione. La giornata in montagna inizia presto ed è scandita dagli impegni e dalle diverse mansioni di ognuno, che si ripetono quotidianamente per tutto il periodo dell'alpeggio. Una giornata tua tipo. Allora, noi abbiamo seguito in questa giornata, sì, di oggi. Sveglia alle? Tra le 5 e le 6 mi sveglio. Diamo una controllata alla stalla, dove abbiamo solitamente dei vitellini più piccolini che li alimentiamo con del fieno e del mangime, e stanno chiusi di sera in stalla. Veniamo a mungere le vacche a mano, le piemontesi, due volte al giorno. E poi il latte lo portiamo in caseificio e dalle 10 a mezzogiorno inizia il processo di caseificazione, e anche lì, a secondo di quale tipo di lavorazione vogliamo fare, o uno strale d'alpeggio, robiole, tutto formaggio fresco, lo diciamo, esatto, d'Alpe. Sì, e poi ci sono i clienti che vengono a comprare il punto vendita, perché avete il punto vendita, esatto, qui. Esatto, faccio delle degustazioni con i miei prodotti, formaggio e poi abbinato comunque del vino. Mi capita anche di fare dei trekking a cavallo e poi la mungitura delle 17 a mano. E poi, vabbè, sistemare il caseificio, di nuovo il latte, quindi è una... Un bel lavoro. Sì, una giornata molto... Intensa. Intensa.
Se Pascolo e Mungitura sono responsabilità di Giulio e Roberta, è invece Giovanna, con la sua esperienza e passione, la responsabile di tutta la produzione dei formaggi, che segue con attenzione anche quando si aggiungono i nuovi aiutanti o giovani arrivati per vivere l'esperienza dell'alpeggio. In tutte le cose tu sei l'assoluta responsabile del caseificio. Vengo aiutata nei lavori più grandi, però maggior parte faccio io. Da quanto tempo fai? 35 anni che siamo sposati, che siamo insieme, che faccio questo lavoro. Mi piaceva le montagne, poi anche con gli animali, poi anche la lavorazione del latte, anche se è un lavoro duro. Alla fine di una stagione, che cosa rimane? Dei bei ricordi anche, delle belle giornate magari passate insieme. Che cos'è la montagna per te, l'alpeggio? Questi 3 mesi e mezzo in alpeggio rappresentano veramente tanto di me ed è proprio il momento che io sto proprio bene anche proprio con me stessa. Mi sento veramente a casa. Perché poi quando portate gli animali giù a valle, a Savigliano, poi... Sì, a Savigliano è un altro lavoro. Qua si segue proprio più il ritmo della stagione, ma poi della giornata.